Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi con voi con un nuovo video di Clash Royale. Manca pochissimo all'aggiornamento con i nuovi tre campioni, nuova rarità delle carte che arriverà a breve, livelli 14 e tantissime novità proprio per il game in generale. Un nuovo baule, nuove challenge, nuovi tornei, prezzi delle carte abbassati, costo delle carte abbassato, insomma un sacco di cose davvero mega interessanti. Oggi però voglio farvi vedere questo deck, che è uno dei deck che utilizza come attacco principale il mortaio. Non è assolutamente un deck semplice da utilizzare, ma è un deck devastante se si riesce ad entrare con il cycle. Mortaio e Principe, i due attacchi principali, insieme a un sacco di altre truppe, pipistrelli, goblin lancieri, miner e anche lo spirito del fuoco, oltre ai due spell, il tronco e la fireball. Andiamo a vedere come si comporta il ladder. Contro Body Bag 365 dei Domestic Holes. Apriamo subito con il mortaio. Oh mamma mia. Possiamo tranquillamente con i goblin lancieri andare a dar fastidio. Il miner che subisce i danni dalla torre. E poi partono i lancieri con i pipistrelli. Fanno qualche cosa, niente di esagerato. Vediamo un po' come la vuole gestire lui. Ah, io gli tiro un tronco, te lo dico. Tronco easy. Forse stregone che non attacca. Non attacca neanche. Si riparte con il mortaio. Ho giocato leggermente male questi lancieri. Senza anche leggermente, li ho giocati proprio male. Principe sulla strega madre. Il barilozzo in realtà lo possiamo counterare così. Perfetto! Mega counter, ragazzi, dello spirito di fuoco che ha esploso letteralmente i suoi scheletrini. E qui stesso discorso di prima, tronco per togliere il suo mago elettrico. Di nuovo il mortaio. Forse si è arreso? Serve velocemente un miner. Lui ha giocato disperatamente il Gran Cavaliere. Non bastano ovviamente questi scheletrini. Un Gran Cavaliere al 13 è super devastante, ma per adesso va tutto bene. Io personalmente mi chiuderei un attimo. Due streghe per lui. Allora, fondamentale l'utilizzo dei goblin lancieri in questa difesa. Non devono passare la torre. Spell per forza. Principe per forza. Perfetto. Ah, non dovevano essere attaccati, purtroppo. È andata comunque bene, però non è così che andava giocato. Si riparte comunque a sinistra con un altro mortaio. Come sempre a counterare nello stesso identico modo. Questo è proprio il counting perfetto. Andiamo a fermare la strega madre, che può tranquillamente trastullarsi con il suo attacco. Fermiamo un attimo anche il miner. Servono dei goblin lancieri di nuovo. Sono già 6 questi goblin lancieri. Attenzione, il mini pecca riesce ad agganciare. Mortaio dall'altra parte a sinistra per andare a dare un po' di fastidio. Voglio vedere che cosa decide di counterare lui. Mamma mia, questi lancieri hanno devastato tutto quanto. Niente, questo glielo counteriamo sempre nello stesso modo. Molto semplice. Principe. Pipistrelli. Miner. Ed è semplicissimo andare a chiudere questo game, mentre il mortaio continua a martellare prepotente sulla torre di sinistra. Let's go! Il primo game è andato! E questo qui è il pacchetto level up con dentro due nuovi gusti. Non lo guardo! Piano! Ouch! Ole! Ouch! Signori, lo Shiny Dragon, che è un remake, un gusto uscito quest'estate. Shiny Dragon, fammelo vedere. Ma quanto è bello lo Shiny Dragon. Ouch! Il nuovo gusto neon, che sinceramente vorrei provare oggi insieme a voi. Sentiamo un po' com'è. Ah però! Allora, come si prepara? Per chi non lo sapesse, io qua ho lo shaker che segna fino a mezzo litro. Shaker, mezzo litro d'acqua. Ecco fatto. Un misurino di prodotto. Porca vacca, è blu. Chiudiamo. Shakeriamo. Shake. Aia, ha il colore del mare. Vado con l'assaggio. Ma che buono.
Mirtillo e limone. Insomma, ragazzi, nuovo gusto e c'è anche una promozione. Con il codice XIUDERONE2 avrete l'offerta del 3x2. Quindi comprate tre gusti, mettete il codice XIUDERONE2, uno è gratis. È uno sconto esagerato. Let's go! E andiamo avanti allora con il secondo game, ragazzi. Tanta tanta roba per questo deck che si rivela veramente molto solido se utilizzato bene. Proviamo subito. What the f... Ma... Mortaio contro mortaio. That's the way. Ah, I like it. Porca miseria. Questa è la prima volta che mi dice mortaio contro mortaio, così. Oddio, ma... Oh, questo utilizza il mio stesso deck. Complimenti comunque per la mia giocata, devo dire. Questo miner è abbastanza ambiguo, no? Non si sa bene cosa cavolo stia facendo. Spirito comunque del fuoco. Ha subito un sacco di danni qui la torre, purtroppo. Mi costerà. E vi dico anche perché perderò questa partita, perché stiamo giocando con qualcuno che gioca il mortaio come main deck. Mentre io vi sto facendo vedere un deck, questo sa al 100% come si gioca con un deck col mortaio. Tra l'altro è molto interessante anche guardare. Bellissimo che mi missa un lanciere. Mortaio che può partire. Sarebbe figo che ne tirasse un'altra, invece niente da fare. 3283. Volevo il miner a destra. Riusciamo a farle tirare solamente una hit al mortaio. Vai, 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 vai. Subito, subito, si è giocato un cavaliere che secondo me non doveva. Dimmi che locca la torre. Fantastico. Ha loccato la tower. Mi piacerebbe che riuscisse a fare un pochettino più di male. Forse un'altra hit la tira, il mortazzone. E qua mi regala anche la possibilità di mangiarmi il cavaliere suo con i miei pipistrelli, ma non lo so, ragazzi, non lo so. Intanto, se vi piacciono i miei deck, ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione in su. Non ve lo dimenticate, lasciate un like. Ci tengo tantissimo, ragazzi. Ci tengo tanto. Niente, lui gioca sempre davanti la trivella. Così. Forse non ha loccato, invece ha loccato. Mortaio contro mortaio in questa sfida e scontro epico. Non gli lascio passare il cavaliere, mi dispiace. Mi ha regalato anche la possibilità di salvare i miei goblin lancieri per poco in realtà, perché poi è andato 328 purtroppo. Fa veramente troppo male quella... La trivella goblin. Deve fermarsi quel... Ah, perdiamo la torre, purtroppo. Ce la metto tutta per fermarmi, ma il mortaio aveva loccato da un'altra parte e quindi siamo obbligati a tentare il tutto per tutto in questa giocata disperata con il mio miner. Il suo mortaio ha loccato la mia torre e qua non c'è più nulla da fare. Studiarsi questo deck che è veramente molto bello. Anzi, sapete che cosa faccio? Voglio provare il suo deck. Questo gioca un deck con il mortaio. Proviamo. Tanto stiamo qua per divertirci, stiamo vedendo quali sono i deck. Non si può vincere sempre, io voglio provare il suo deck. Vediamo. Questo ha 5772. Lo copiamo proprio sopra il mio. E vediamo come va. Io purtroppo ho la trivella al 10, quindi potrebbe essere un problema. Però ho abbastanza capito come lo gioca, quindi magari ha senso. E ha più senso questo deck. Mortaio subito. Cavaliere davanti al Golem di Elisir. Vuoi dire che gioca... Ma che cavolo? Ok, qua perdiamo purtroppo... gli arcieri van giù. Van giù, ragazzi, niente da fare. Stiamo recuperando un po' di Elisir. Lui non sta giocando nulla. Sono obbligato a partire, non è che c'ho molto... Vediamo se il cavaliere entra. Lapide. Per evitare problemi. Mortazione di nuovo. E cavaliere davanti. Bestia come cicla però, eh. Bestia come cicla. Il problema è uno solo. Anzi, sono due adesso. Uno si chiama Grider e uno si chiama Moschettiere. Log si sposta comunque sulla lapide, quindi ottimo. Se il Mega Sgherro mi aiutasse sul Valchirione... Io sarei un pochino più contento.
Fantastico Megasgarro che torna dentro, ma sta veramente attaccando con il golem di Elisir questo, incredibile. Incredibile, incredibile. Mortaio sotto. Mi sta distruggendo le torri con il golem di Elisir, così. Mi serve un retarget sul moschettiere. Smetti di sparare al mio coso. Avanti, 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 avanti. Mamma mia, che pesantezza. Mamma mia. Vai, vai, vai. Non aveva attaccato i goblin. In realtà sta andando piuttosto bene la cosa. Se fosse stato al 13, quella avrebbe fatto un sacco di male. Avrebbe fatto un sacco di male. Ci siamo un attimo riportati in una situazione abbastanza comoda. Sotto la lapide. Subito mortaio. Ok. Ok, ha giocato un pochettino più corto. Tutto con la trivella. Frecce per il suo... per il suo... come si chiama? Moschettiere. Può credermi, potrebbe fregare qui. Avrei bisogno che Log non agganciasse la mia torre. Di nuovo la trivella. Interessante qua come abbiamo counterato. Frecce. Si è girato il moschettiere. Giù la torre. Fermiamo, 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 fermiamo. Eventualmente deviamo Log. La lapide. Si è spostato. Non si è ben capito neanche Log quello che volesse fare. No, 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 no. Oddio. Vai, 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 vai. Cavaliere davanti. Piano, 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 piano. C'ho un moschettiere dietro pericolosissimo. Bisogna ciclare. Porca vacca, che male. No, errore ancora. Errore ancora. Cacchio. Un momento. Come se gli è venuto di cominciare a ciclare così. Come gli è venuto di cominciare a ciclare così. Porca miseria. Attenzione. No, perdiamo, perdiamo, perché perdiamo. Nulla, non posso fare nulla. Posso solo tornare in difesa. Non posso fare nulla, neanche con un tronco così. È una mossa disperata questa. È una mossa veramente disperata. Non c'è molto da fare. Niente, gli sposto la grede sulla centrale. Non è che posso fare molto. Forza cavaliere, forza cavaliere, forza! Che casino! Che casino! Veloce, 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 cicla il mortaio, cicla il mortaio! Oddio, un mortar cycle, che caspita sta succedendo qui? Un momento. Ci sono due mortai giù adesso, attaccano entrambi! Mortaio di nuovo. C'è il moschettiere dietro che sta facendo troppo male. E perdo qui così. E perdo qui così nonostante io gli giri con la lapide. Non posso fare nulla. E vado purtroppo alla perdita della seconda partita. Fa nulla ragazzi. Il deck è molto carino. Peccato avergli regalato alla fine quella torre per un pelo. Poi è riuscito a fare un comeback incredibile. Io spero che questo deck vi sia piaciuto, che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!